Oh cazzo, mi sono scordato. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Le canzoni natalizie durano fino ad agosto. Non sono canzoni natalizie, sono canzoni invernali. Oscar, embè, cos'è questa ignoranza? Pipino, grazie per i 36 mesi di ficcanza, come sta? Dai, ok, ok, non ho dormito stanotte, ma tutto bene. Grazie ad Alex per i 49 mesi e Jontaro, entrambi per i 49 mesi, sono matti questi. Wikipedia dice che è un numero fortunato ed è che è anche un numero felice, ci crediamo? Dai, anche se oggi è il Blue Monday. Elzok, grazie per i 79 mesi e grazie a Kurama per i 6. Allora, io non so che cosa mettere come counter nuovo. E avete qualche idea, qualche obiettivo da raggiungere? Perché c'è stato un drop importante. Ah, sì, mi ricordo. E quindi... boh? Ditemi Vobis. Alle 3050 sub, che cosa ci mettiamo? Che obiettivo ci prefissiamo? Passeggiata a Irle con Sif. No, col cazzo, fa un freddo cane. Quello magari verso la primavera. Non ci penso proprio. Ah, che prurito. Gioco VR co-op con me? Ma perché? Random. Giornata Itch, no. Che ne so, non lo so. Live di cucina, no, ma quella la dobbiamo già comunque fare. Abbiamo già raggiunto il curry. Non voglio fare il furbo. Il curry si fa. Sono stato male, ho avuto altri cazzi, ma lo facciamo. Vabbè, che sta pack? Non credo. Live modellazione pasta modellabile. Sai che non sarebbe un'idea completamente malvagia? Potrei ritirare fuori le mie capacità plastiche di plastica. Buongiorno Elisa, grazie per i 38 mesi! Tra l'altro volevo proprio dire complimenti a Elisa che insieme alla mia commercialista mi hanno mandato una mail prima delle 9 della mattina. Questo significa essere stacanovisti, buongiorno, grazie Yo Magus, buongiorno, eccomi qui anche questo mese, grazie mille per i 26 mesi. Scusami? Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma certo. Ah, mi sa che ho pagato un altro GVR chat. Okchip, ogni mese il numero cresce, chissà come mai, la matematica, eh? E grazie a Nathi per i 72 mesi, rinnovate per il treno! Non sarebbe male una live con... no, il Fimo no, io facevo le cose di Creta, però la Creta mi sa che non si può cucinare in forno. Garofolino, grazie per i 3 mesi e grazie a Luca per i 54. La media commercialista stamattina perché brutte notizie me lo date subito. No, in realtà adesso vi racconto. È stato un ritardo mio. Flexbus, buongiorno, con rinnovo approfitto di chiedere una benedizione per la sessione. Tantissimi auguri allora, tantissimi. Dai, allora facciamo. Però vedo che sta già salendo, allora mettiamo leggermente più alto, leggermente, e mettiamo live, scultura, però non è strano scultura, live, ma sì, scultura è giusto. Ecco qua, devo anche comprarmi le mirette. Panic, grazie per i 14 mesi, grazie a Love God per i 49, come i mesi di cui non sapevo cosa scrivere, ma questa volta ne approfitto per fare gli auguri di buon anno
A lei, signore Sif, tanti auguri anche per l'apertura di partita IVA. Tantissimi auguri, no, grazie mille. Grazie Derguso per i 24 mesi. Allora, commercialista mi ha risposto. In realtà è perché ieri sera mi sono messo a firmare 5 F24 con ognuna altre due autorizzazioni. Quindi 15. Ho firmato 15 fogli e glieli ho mandati ieri sera. Perché l'ho fatto ieri sera? In realtà sono due settimane che devo mandargli sti F24. È solo che non c'avevo i soldi. Ieri sera ho visto che il bonifico di Twitch dovrebbe arrivare oggi, visto che il primo F24 scade domani, allora ho firmato ieri. Scultura, uno pensa che prendi un blocco di marmo e ci fai CF. Però veramente anche a scuola si chiamava così. Era scultura comunque, anche con il DAS. E quindi... scultura qualsiasi cosa, modelli plastico. Ma Gabriel, devi stare stronzo! Ringraziate lo stronzo. Sono già arrabbiato adesso. Sono arrabbiato. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. E quando mai? Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Arrivo, Ah, sì, mi ricordo. Grazie Alessandro per gli 8 mesi. Anche quest'anno si rinnova. Come sta oggi? Non ho dormito io stanotte. Vi giuro, non ho dormito stanotte. Non so, avevo caldo. Perché stamattina avevo in mente Bob Marley? Perché stavo ascoltando una sua canzone. Stavo ascoltando All the Little Cazzi, non mi viene. Si scrive, come è morto Bob Marley? Cancro. Ange, buongiorno e buon inizio di settimana anche a lei, grazie per i 16 mesi. Oh, manca poco l'obiettivo. Per dire, dai che facciamo, rievochiamo le mie doti sculturali plastiche. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Poteva farsi cura e non l'ha fatto, doveva tagliarsi il dito del piede, però la sua religione glielo ha impedito. Cioè chi per la religione muore, che dobbiamo fare? Azrael, siamo a 9, come 3x3. Sta bene. Due volte il Magic Number, grazie mille. Pensate che stamattina mi sveglio alle 6, porto fuori Sif, prendo la borsa, salgo in macchina, la sbrino. In realtà faceva caldo oggi, c'erano 0 gradi. Vado in palestra. Entro, salgo, tutto pronto, svuoto, apro, guardo e non ci sono i pantaloni. Dove si sono incastrati? Guardo, svuoto e non ci sono. Allora rimetto tutto dentro, richiudo, risalgo in macchina, torno a casa, apro la porta, vedo i pantaloni, li prendo, me li metto in borsa, ritorno in palestra e faccio palestra. Questa è stata la mia mattina. E sono in piedi dalle 5.45. Van! 15 mesi, buongiorno. Arrivate a 15, avanti così, la si segue sempre. Grazie mille. Ragazzi, mancano 30 secondi di treno e siamo all'84%. Dai che... sono due rinnovi, Dai, completiamolo, Mi raccomandis. 25 secondi. L'ansia. Fossi tornato a casa, col cavolo che riuscivo. Ma io volevo rimettermi in carreggiata.
93% a 10 secondi, grazie a chi, non lo so, a Chuck per la sub, grazie mille. Ma perché le sub escono in ritardo? E Lollo per i 44 mesi l'abbiamo raggiunto, grazie mille. E grazie anche a Fa Minore per i 65, buon lunedì anche a lei, grazie mille. Grazie a Sakurona per la sub regalata e Ranagramma per i 60 mesi. Madonna. Oh, se dovete rinnovare, rinnovate voi, rinnovate. Dai che ci siamo quasi. La palestra alle 6 del mattino è bellissima. Io alla fine sono arrivato alle 7 quasi, quindi Riccardo, dai una cospicua. Cioè, sono... ho fatto 1000 giri. Che palle. Che tra l'altro oggi è il Blue Monday, qui dovremmo essere tutti più tristi. Non siate tristi. Cos'è quella roba? Ah, il mio dipinto. Sammy, ma perché? Come ogni lunedì del resto. La caldaia ha fatto cilecca. Che cosa è successo? Non sono Bob Marley, mi va già bene. Vabbè, morto. È morto anche Beppe Bigazzi, non lo sapevo. A cosa, Brad? No! Piotr, non mi ricordo a che mese siamo, ma penso tanti. 18. Oh, no, sì, 18. 81. Non so perché ho letto il contrario. Perché il mio cervello non funziona. Grazie mille. Madonna, 81 mesi. Quindi in generale si debitano pure le CDC dei regali di dicembre? Non so cosa sia le CDC, perdonami. No, è oggi il Blue Monday. La palestra è 6 del mattino, apro così presto, è aperta 24 ore. Ah, carta di credito. No, non la uso. Non la uso. La carta di credito per me è il male. La uso solo in rari casi per rateizzare, ma io proprio non voglio. Te la uso quando serve, perché mi serve un oggetto e voglio rateizzarlo, però è proprio una roba che non voglio usare, la carta di credito. Warstig, buongiorno. La metà dei mesi, ma siamo felici comunque. Ma non si preoccupi, grazie mille. Oh, comunque stiamo salendo qua, eh. Non so perché non sale il counter, ma forse perché sono tutti rinnovi. Se volete subbarvi, fatelo. Arriverà il video di sub a brevissimo, a brevissimo. Ho avuto un pelo di blocco, ma adesso mi riprendo. Quindi subbatevi per ricevere il video dei sub. Ed entrare su Discord, ed entrare su Telegram e fare, non so. Hellsong, grazie per i 41 mesi. No, no, Sammy, per carità. Mi vuoi vedere senza pantalone? Va bene, va bene. Faccio l'OnlyFans solo per te. Spero che Dragon Dogma sia una delusione, meno una delusione di Kenshi. Allora, lo voglio giocare da un po'. Me ne hanno parlato tutti bene e male. Non lo so, cioè... è un gioco vecchio, ok? La versione che giocheremo noi, Dark Risen, è una remastered, se non erro, del 2016. Non mi ricordo il gioco originale di quando era... Magari è un po' lento per lei. Vabbè, ma magari chiacchierando. Dragon's Dogma. No, non me ne segna altri, quindi boh. Scusatemi, la versione 2016 non è un aggiornamento? Più che OnlyFans, un OnlySammy. Vabbè.
Sei disposta a pagare, perché no? Dovrebbe piacermi, ma dopo qualche ora mi stufa. Vediamo. 2012, ok, grazie mille. Oh, vabbè, vediamo ragazzi, dai. Non ho giocato a Dark Rising, ma l'originale, quindi potrebbe essere diverso. Non credo. Non parla neanche degli aggiornamenti. La remaster con tutti i DLC inclusa, quella del 2016. Sì, e c'è stato anche un upgrade grafico, perché si arriva fino al 4K. Però non... su Steam non dice niente di tutto ciò, quindi boh. Dove le ho lette queste cose? Perché le so? Sono matto. Vabbè, dai, andiamo a farcelo mettere nel culo allora. Ai ai, già non me lo apri in finestra. Che succede? L'ho aperto ieri, eh? Meccaniche un po' vecchiotte. Vediamo, ragazzi. Lo voglio giocare principalmente per... No, non ho toccato il pezzo. E ho abbassato il volume, eh? Che acuto! Che acuto! Ma che palle, è uno di quei giochi che abbassa l'audio dopo! Console 2012, Dark Rising 2013, Windows 2016, vedi. Vabbè, l'audio comunque adesso mi sembra ok, vediamo in game, dai. Cioè, sembra ok, in realtà va su e giù, quindi non lo so. Mettiamo un 50, dai. Posso dire cosa sulle meccaniche che se non lo sai ti incazzi? Certo. Ita, grazie per i 29 mesi, grazie anche a Crimson, buon dogma del dragone, ci vediamo lì. Tavolo buono che conosco il proprietario, ma certo. Menù e volume a 1000, il gioco dovrebbe essere normale, perfetto. Vediamo. Sì, ma è fortissimo, cazzo. Vediamo. Devo leggere, importante? Un vasto... In un altro luogo, in un'altra vita, un altro figlio dell'uomo corre sullo stesso cammino. Manfrix, grazie per i 20 mesi. Però non sono io, cioè. Usa la lanterna per dissipare l'oscurità. Ok. Orca miseria. Rimedi. Leila. Non mi interessa niente. La lanterna, eccola qua. Utilizza. Già il menu mi sta confondendo. Eccola lì. Boom. E l'audio è alto. Pochi cazzi, l'audio è alto, lo abbasso. Ok. Dici che abbasso un po' il volume degli effetti? È che non è che ci sono tante opzioni audio. È perché abbassa tutto, vedi? Anche il fondo. Ah, ho abbassato solo la musica! Cazzo, non era quello generale, sono scemo! Perdonatemi, ragazzi. Sono suonato. Ecco qua, allora. Ma non era volume generale prima? Sono pazzo? Ho abbassato sempre solo la musica? Oh mamma, scusate. Ma sono un coglione, anche ieri, eh.
com'è adesso? Menu di pausa. Nel menu di pausa, non ho letto però, puoi controllare i parametri, la mappa e le missioni. Mappa. Ma col ditino? Ah! Come col ditino? Ciao Cold. Se vedi delle missioni che vuoi fare, falle subito perché alcune vengono bloccate dopo eventi di dramma. Ok, perfetto, Gabriele. Solo questo era? Equipaggiamento, non ce l'ho. Missioni. Nuovo... No, scusami. L'avvento. Le forze del Ducato non sono bastate per sconfiggere il drago. Ora, ogni speranza è riportata in te. Vai verso la figa... verso la battaglia finale. Hai seguito un drago fino al monte impuro. Raggiungi la sua tana e vai incontro al tuo destino. Ah, cazzi tuoi, ma mori. Va bene. Ho capito, ho letto. Che fai? Perché l'hai fatto? Ok, afferra. Oh, bello. Ah, però la spada la tira fuori in automatico, anche se non ce l'ho. Ok, salto. Bello, bello, si salta. E sono qui con Salde. Andiamo, Salde. E urriamoci, dai. Lui mi sembra... Ah, raccogli. Cosa raccolgo? Esamina. Allora, la voce del cristiano la vorrei di nuovo più alta, che non lo sento granché. L'ho detto a questa cosa. C'è una missione che volevo fare, ma ero chiaramente underlivellato, allora proseguo per livellare e la missione va via. Ho capito. Questo gioco aveva tanti pregi ma anche tanti difetti. Vabbè, madonna, me lo state smontando. Lo butto via. Beh, Alt F4. Io in realtà vorrei semplicemente l'HUD un po' più spostato. Si può avere l'HUD un po' più come i seni spostati. Link di Instant Gaming, c'ha ragione la mia signora. Instant Gaming, ecco qua. Ci sarà Dragon's Dogma? Sì. Vado a 4 euro. Tiè. E niente, me lo puoi pinnare, Gabriel, non mi funziona mai niente qua. Comunque, dicevo, posso... Non si può, immagino. Comandi, audio, partita... Immagino che mi inculo. Vabbè. E mi dà fastidio che c'è 8 km a destra rispetto al menu. Mattia, grazie per i 48 mesi! E come facciamo? Così? No, non è una bella idea. Di qua? No, perché se mi dici buttarmi io mi butto, eh? Salde, io mi butto! Salde, io vado! Sono morto, Salde! E in modalità facile, esagerato! No. Grazie. Grazie a King per i 30 mesi. Ah, devo rifare tutto! Che palle! Sì. Ok, allora, te, utilizza. Sì. Raccogli l'erbetta. We should hurry. Dove urriamo? Di qua? Non lo so, Salde, io non ho mica capito, Ma aspetta! Di qua dovevamo andare? Ma no! Ma io pensavo fossimo arrivati... Ma no, dai! Ma scusa, da dove siamo arrivati allora? No, te mi devi spiegare dove cazzo siamo arrivati. Cioè, se dobbiamo andare verso di là... Siamo precipitati, forse. Ma dai! Ma come corre? Bloccati un primo delle... Ok. È chiusa. Salve, è chiusa. Non si va, vabbè. Ma non posso rompere le scatole io? Ah, sì, con la fonte. Pozione! Latte di tuberi, che cosa? Aspetta. Ok. Buona. Sono un campione. Kurt, grazie per i 18 mesi! Attento che si scivola, ho visto. Vi siete calati con una corda. L'ha detto?
Cazzo, me lo sono proprio perso. Chi è? Il drago! Ci manca solo il dogma adesso. It shows itself. Sì. Ha parlato? Arrivo, arrivo! Aspetta. Un goblin, attento! Arrivo! Che gli fa? Che gli fa? Ma non serve, non serve! Cos'è sta follia? Non stai buono! Mettilo giù, che schifo! È matto! Tanto sicuro questo personaggio mi muore. Andiamo! Vai! Salde, andiamo! Salde! Salde! Ah, si può! Arisen, go and touch that stone. Toccando questa pietra potrei avere a disposizione nuovi alleati. Cosa? In che senso? Come funziona? Manda un SMS? Ma è bellissimo comunque. Esamino. Questa è una faglia, una pietra con arcane incisioni. Può essere evocata una pedina. Salve. Bello il mago, posso avere il mago? Ah no, entrambi! Ah! Ok. Andiamo. Impartisci ordine alle pedine, tipo... Avanti! Ok. On my way. Oppure è qui. Very well. Qui. Ma qui mi seguono. Goblin! Goblin! Accoppateli! Posso... Non posso targettarli? No. Ho sbagliato bottone. Aspetta. L'ho giocato alla Souls sbagliando. Ah, l'erbetta! È mia. Ma quant'è che va via il fuoco? Scusami. Aiuto. Voglio provare. L'ho preso, l'ho preso! L'ho preso! Ah! Vieni qui! Vieni qui! Vieni qui! No, me li hanno uccisi tutti! Vieni qui! L'ho preso! L'ho preso! No. Ah. I fear the whole of the Vanguard has been slaughtered. Ok, che gli fa? Ti è? Ma è il cadavere che ho preso su? Mi ha baffato la spada. Quante cose stanno succedendo? Bellissimo. Ok. Ne puoi avere fino a 3. E questo sì. Guarda, guarda che c'è la resina antifiamma. Dobbiamo scendere di qua? Ok, allora non andate, non andate, non andate, non andate. Però sono anche loro dei bei rincoglioniti, eh? Uff. Oh, comunque allora, devo prenderci un attimino la mano col gameplay. Mi dà un po' fastidio non poter targettare il nemico. Però sapete che non mi sta dando un feeling sbagliato? Allora, ha una cosa da gioco vecchio, ovvero, quando giri il personaggio fa piede perno, vedete? Che voi dite? Che merda! Perché non ha un'animazione bella di lui che si gira. Però... Un attimo, Morgana, sto descrivendo. Però, questa cosa qui permette al giocatore di avere un maggiore controllo del personaggio. Purtroppo non c'è la schivata, c'è il salto, che non so che cosa è... Ma questo significa che io posso comunque direzionarmi come voglio e quando voglio, anche con gli attacchi. Che magari non sarà bellissimo da vedere, ma ti dà quel senso di controllo che, come nei Souls esattamente, rende il gioco più bello. Roncallica, forse poteva raccogliere una pozione poco fa. Ma sì, chi se ne frega. E vi devo dire, il feeling mi sta piacendo molto. Mi manca ovviamente la schivata, mi manca attaccare con i miei tasti
Oh, ah, perché se io tengo premuto il dorsale, attacco al cielo, cosa fa? Oh, colpo dello sguardo? Ma che è questo colpo dello sguardo? Fendente di scarto. Ah, ok, ok, quindi... Scudo distruttore, adunata dello scudo, colpo di scudo... Ok, quindi i dorsali servono a fare degli attacchi particolari. Ho capito, andiamo. Ecco perché. Il leone... Goblin! I goblin, mi sto soffiando il naso! Andiamo, via, 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 via! Ma di qua? Però si sono fermati a menarli loro. Vado anch'io, scusami, mi dispiace. Dove sei sti goblin? Dove sei sti goblin? Sono morti. Ho capito, però... È forse un po' confusionario a livello di menu, però non mi sta dispiacendo il resto. Che atrocità. La schivata c'è una classe differente, col guerriero pari. Ah... Ho capito. Mazza che arpia. E adesso devo fare l'attacco al cielo, no? Ho sbagliato tasto. Però non so che cosa ho fatto, è stato fighissimo. Purtroppo la mocca ogni tanto da copyright, amore. Non lo faccio apposta. Aspetta, che cosa gli ho fatto? Gli ho fatto un... L'ho devastata. C'è stato un rallentamento. Tu sei un gourmet degli RPG? Sì. Come Hobgoblin? No, il figlio? Fammelo acchiappare. No, gli ha tirato un calcio. Aia! Ecco qua. Ecco qui. Posso acchiapparli questi? Non lo fa. Afferra. Ah! Devo provare. Boom. Volevo fare di nuovo. Ma lasciatemelo fare! Chi è? Chi è che odia il fuoco? Porca vacca, è scoppiata. No, guarda come muore. Che succede? Ragazzi, tutto bene? Do una mano. Vieni via, salve! Ma congelato! Come va congelato? Sto morendo? Eh sì, sto morendo. Aiuto! La vita come torna su? Devo curarmi? Perché vedo la barra grigia. Magari torna su da sola, una certa. Che succede? Ciao. Come let's join them? Morgana, mi curi? Ah, vedi, vedi, mi ha curato Morgana. Ok, a posto. Ah, le palle qua che molla Morgana sono cura. Non sto qua. Ah, però mi cura solo fino alla fine del grigio. Ok. Quindi ci sarà un massimo di vita. Vabbè, ragazzi, allora, lo ripeto. Se non vi chiedo niente, non mi dite niente, va bene? Lo davo per scontato, ma... Gabriele, hai pinnato il messaggio? No. Allora, aspetta che lo rifaccio io. Ci riprovo. Ecco qua. Bene. Niente. Mi continua a dare errore. Vaffanculo. Ah, perché l'ha fatto adesso. Ok, grazie. Non riesco a capire perché non funziona mai a me. Ci sono le romance? Boh. Così importante? Let's hasten to the dragon's roost. Ok. Cosa fa questo? Magari si rompe? No, niente. Grazie mille, Gabriel. Andiamo avanti.
Arisen, this way, sir. Quindi io posso fare... Sono scemi. Posso fare un party da 4, ma posso andare in giro con anche altra gente, vedo. Vorrei allontanare un po' la visuale. Di poco. Mi pareva di aver visto... Campo visivo. As we advance, but with you, sir, cambia we have niente. A chance. Scusami. Per vedere, no? Minchia. Cioè, è diventato adesso un gioco decente. Vabbè. Arisen, this way, sir. Ma lasciali aprire a me le robe, oh. Ma dai, ma mi ha inculato le cose. Ah, però me le ha messe, mi sa, in automatico in tasca a me. Condividi? Cosa condivido? Ah, la foto, non mi frega un cazzo. No, era di qua. Ok. Ah, cioè io posso prendere le robe anche dagli altri. Ok. Giulia, buongiorno. Primo mese dell'anno nuovo, finalmente si nasce. Scusi l'assenza, purtroppo sarò diretta, ma dico che sarò assente per un po'. Ma non ti devi mica giustificare, ci mancherebbe. Però supporto sempre come quando puoi. Grazie mille, un abbraccione e ti auguro che vada tutto per il meglio. Tutto. Posso prendere questo? Morgana, andiamo! Andiamo, Morgana! Our army is routed. It is plain truth. Stay ever ready as we advance. Beyond that grand door, the dragon makes its roost. Aha. Bello. La chimera! Oh no, avrà anche la coda di serpente, stai a vedere. C'è la capra, ho visto. Marti, grazie per i 45 mesi! Vedi che lo sapevo che c'era il culo da serpente. Il cobra non è un serpente! Aia! Cioè... Ma no, ma ti pareva una creatura che è pronta a dare cose? Premendo RT puoi afferrare e scalare grossi mostri. Fighissimo, però io sto dormendo. Ragazzi? Ok. Bellissimo! Tiè! Shadow of the Colossus. Te la taglio questa coda, scemo! Gliel'ho tagliata per davvero! Bellissimo! Però due barre della vita, attenti! Attacco la dog head, arrivo! Yeah! Madò, il campionissimo! Morto? Non ancora! Si risveglia, attento! Ah, c'è anche la vita del leone adesso! Ho capito. Mi schioffa! Aiuto? Che succede? Dove sono? Saldo, attento! Ah! Tacchete! Non servito a niente. Gli sto attaccando la gamba. Gliela spacco questa gamba, sto scemo. Ah. Morgana, mi dai? Grazie. Oh. Arrivo col mio attacco! Ho sbagliato tutto. Perché sono stanco? Ah, ho finito la stamina. Giustamente. Aiuto!
Cazzo, leone è tostissimo. Prende danno con la magia, ma io non ce l'ho la magia, quindi non... Non mi piace per niente l'attacco pesante. Ninfix, grazie per i 3 mesi. Dai che va, dai che va. No, sta andando. No, non va più giù la vita, che succede? No, sta più andando. Salirò in groppa la bestia e la zopperò. Faccio io, faccio io. No, c'è qualcosa, c'è chiaramente qualcosa che non torna. Morgana, tutto bene? Ok. Ok, adesso sta andando giù. Il leone è tosto, ma con le altre due teste è molto peggio. Ah, non era un ordine? Now choose, flee, or step forth. Take hold of what lies beyond. Cioè, se io attaccavo direttamente il leone, ammazzavo il leone senza uccidere la capra e la coda? E il serpente? Non so, chiedo. Cosa? Ma magari se lo sono mangiati dopo, Cold. Il piacere delizioso è sempre nuovo di un'occupazione inutile. Audio inesistente qua. Forse ho abbassato troppo la musica. Io attacco sempre prima la parte dietro. Infatti, le avrei tagliato la coda comunque. Perché così lo avevo più campo libero dietro il culo. E non sapevo che si potessero fare in ordine. Allora, questo qui credo sia il drago. E adesso mi fa il dogma in un qualche modo. Dice. Non so perché, ma mi ricordo che la chimera era vista come una roba difficilissima di questo gioco, ma magari mi sto confondendo con qualcos'altro, perché non è stata difficile. Perché se la mangia, lo sapevo. L'audio è basso. Molto basso. C'è però. Adesso sono stato bravissimo io, non credo. Allora, scelgo il sesso. Spesso e volentieri. Posa. Guardalo. Va bene. Nome. Soprannome. No, è questo. Te lo devo... Sì, lui. Oh, è rotto curioso. Sì! E non so che fa. Si è bloccato. Aiuto? Posso fare questo? Vabbè. Ah. C'è gatto. George, George, Jean, Juliana, Glitch, Gloria, Godwin, come Godwin, attenzione, Green, come Green, che bello, Antonello Dogmini, bello, Fabio, tre come i cazzi nel culo che mi sembra di avere grazie alle emorroidi, ci vediamo quando ci sarà le raga di tesoro, Eagles, F5,
Egon. Alieno. Allies, Alita, Allen, Alter, Amulet, Anna, Chris, Andrew, Andy, Angmer, Anita, Anna, Anton, mettiamo Anton come soprannome, Arcappello, no, va bene, Anton, però, Anton. Eh no, siamo già... Non ci sta Dogmini. Ok. No, sì, però immagino che cambi qua le cose. Allora, lui è alto 1,80 e pesa 81 kg. Lui è 1,84 e 76 kg. Dovrebbe mangiare un po'. Dovrebbe mangiare un po'. Ma, scusatemi, è la classe o solo visivamente qua? Ma che bello il ragazzino! Eh no, lui sarà arciere, per forza. E anche lui arcerone, lui. Lui è uno, è un gigante dell'attacco dei giganti. Che paura. Che tra l'altro, senza fare spoiler... Una delle maggiori rivelazioni di Attack on Titan è crashato, no! Il codice prodotto che è riscattato è stato revocato dall'account. Ah no, ok. Non è crashato. Mi hanno tolto ASMR Food Experience. Ok. Era una merda, quindi sono contento che me l'abbiano tolto. Come l'ho detto, scusatemi. Ok. Dicevo, una delle cose più importanti è detta in una maniera merdosa. Ma merdosa! In un momento random. Comunque, mi dite che altezza e peso influiscono sul gameplay. Buongiorno, Greeny. C'era il tuo nome su... nel gioco. Bellissimo il vecchio! Sono indeciso tra il vecchio e il ragazzino. Lui è chiaramente Frodo. Però il vecchio è il vecchio. Ma che muscoli che c'ha il vecchio? Vecchio tutta la vita, mi sa. Mi sa che sì. Mi sa che sì. Dai. Vecchio. Vecchio, se corri incontro una persona fa più paura, confermo. Vecchio è triste, siamo noi. Siamo noi. Ok. Peso 44 kg. Magari. 1,59. Che piccolo. Piccolo lui, dai, vabbè. Sentiamo. Bella questa. Ma sono pizzate, dai, che merda. Ma sono tutte pizzatissime! Ma scusami! Ammazzo tutti! Bello! Sono indeciso tra la 7 e la 10. Cosa cambia? Dieci. modifica più dettagli?
Cosa mi fa? Oh! Ma allora! Dai. Voglio delle barbe diverse. In realtà anche pelato non mi dispiace. No, il vecchio Rasta, strano. Santo cielo! Anche se... Quasi. Dai, sì. Visi predefiniti, in realtà mi piace lui. Ah, no, non voglio. Lineamenti. È un po' più proporzionato, dai. Eccolo lì. Occhi. 2. Ma in realtà mezzi socchiusi sono i miei. Madonna, fa gli occhiolini così. No, va bene quelli. Sopracciglia. Ma un po' preoccupato, mi piace così. Naso, un po' più piccolo si può. Non schifato però. Dai. Bocca. In realtà va bene con questo labbro molto tri... Anche se... No, dai. Rimaniamo con il nostro. Orecchie. Dimmi che si possono fare a punta. Sì, però sono brutte. Che dite? Sembro un coglione con le orecchie a punta così? Sembra un elfo coglione. No. Vabbè. Scusami, e la barba non si può cambiare? No, va bene, però non... Fringe, siamo a 4 con i capelli che rimangono quando ho iniziato a lavorare. Grazie mille. Si può cambiare? Come si fa? Ah, sì, mi ricordo. No. E come si cambia anche quella... Ah, ok, così. Statura. A me mi piace il fatto che sia bassino, eh. Magro, colore della pelle giallo. Tono muscolare, muscolosissimo. Madonna, fortissimo così. Un po' esagerato, dai, facciamo una roba normale. Tronco. Insomma. Non ce n'è uno decente, va bene così. Timido, perfetto. Macho. Mettiamo la metà. C'erano altri tipi di tronco andando su e giù, hai ragione. Sì, però ho capito, questo qua è... Questo qua è il più proporzionato, mi sa. No, ho sbagliato. Questo volevo questo. Le gambe non mi fanno impazzire. Eccole qua, queste mi piacciono. Ascolta un po', particolari. Cicatrici, sì! Ne voglio tantissimo, guardalo! Sull'occhio, grande classico, la cicatrice sull'occhio. Bello su tutta la faccia, ancora meglio! Tutto sfregiato di merda. Bello il graffione, mi piace. Cazzo, però, così è più figo. Guarda che ce l'ha tutto spaccato di merda. Lo voglio devastato dalla vita. Così. Guardalo lì, così. O se non c'è col graffione. Vuoi un uomo che proprio dice: porca troia, perché sono uscito di casa stamattina? Eccolo qua, il 48.
Bello lì. Vai, mio. Che diceva, porca di una troia. Rughe, tantissime. Profonde, perfetto. Barba, oh, lì. Mamma mia. Senza barba è... Cazzo, chi è che mi ricorda? Mi ricorda il personaggio ambiguo. Faceva tipo il maggiordomo, una roba del genere. No, Maurizio Costanzo, no. Beh, ma volendo un po', un pochino, però no. Non mi viene. Dimmi che c'è il manubrio. Ai ai ai. È terribile. Gunnar, grazie per i 38 mesi. Tavolo buono che conosco. Tiè. La vorrei sporca, però non credo che ci sia quell'effetto sporcizia che voglio io. No. Scusami, non me l'ha cambiata la... Perché? No, scusami, perché... Perché viola sì e... Ah, forse perché sono dei colori... Ok. No, non è che non l'ho confermato, non me lo faceva fare. Trucco, ti direi anche no. Anche se comunque... Cos'è questo? Bello. Colori. Ah, vabbè, ormai. Degli occhi rossi, come al solito. Ok. Modifiche nelle informazioni base. Che cosa sono? Sesso. Ah no, ok, ok, già fatto. Direi che ci siamo. Gatto, eccoci di nuovo qui. Un abbraccione anche a lei, grazie mille. Se faccio una pisciatina e un caffettino, mi aspettate un attimo? O vi offendete? No, non mi aspettate. Ciao. Stronzi, arrivo subito. Scusate. Dottor Seku, ho saltato un paio di mesi versari, ma ci siamo. Grazie mille, grazie mille. Oh, siamo vicinissimi all'obiettivo. Rinnovate che quando torno poi dopo facciamo la creta. No, si pronuncia Aigo. Bella raga, sarò rapido. Mi scuso per aver interrotto la stream. Ripartirà a brevissimo. Volevo solo ricordarvi di rinnovare il vostro abbonamento. Così facendo accederete a contenuti esclusivi quali video per i sub, live per i sub, il Discord per i sub, ma soprattutto il nuovissimo gruppo Telegram. Grazie per l'attenzione e buona live!
Cicale, cicale, cicale. Non so perché ce l'ho in testa. Non l'ho neanche sentita recentemente. Eccomi qua. Eccomi qua. Eh certo, Kud. 4 euro, dai. Rock German, grazie per i 58 mesi. Ma no, ma siete calati di 50 persone. Ma che cazzo, sono stato via un attimo. Ma guardate questi. Guardate questi, volubili. Paguz, grazie per i 34 mesi. Volubili. Grazie Giumale per i 38. Tu te ne vai, ho capito quanto sono stato via. Ma inizia a giocare, grazie. Oggi come ogni giorno Leo... affanculo, non lo fa leggere. Cazzo, ne so. Braveheart, grazie per i 32 mesi. Non si sente niente. Sono io! Ragazzi, 21 sub e facciamo la live con il DAS. Non vedo l'ora di arrivare a quell'età lì. Ma non è detto! Join the honorable Duke's ranks and help us be rid of the day's come to lay down rod and reel and take up the sword. No, si pronuncia Aigo. Ammazza! Esmeralda. E adesso muore. Guarda come muore. Adolf Hipster, 22 come i secondi in cui abbiamo aspettato mentre svuotavi la vescica. Ho fatto BP e fare il caffè contemporaneamente. Però non necessariamente ho pisciato nel caffè. Anche se... It's the dragon! È troll! Il troll nei sotterranei! Bevuto il pisce e svuotato il caffè, confermo. Curra, buongiorno. Lei è un ottimo sottofondo mentre cerco di comprare la ciotola di mia suocera che ho rotto a Natale. Auguri. Che belle orecchie. Vabbè, addirittura. Che è successo? Ah, perché è finito in acqua e ha fatto piovere. Posso dire, lo stile dei giochi giapponesi è identico a questo, quindi non sembra neanche invecchiato così tanto. Cioè, voi prendete un gioco X giapponese di oggi, è uguale graficamente. I modelli, le cose, tutto, tutto. Ho detto, va detto che Capcom ha migliorato rispetto ad altri, ad altre case giapponesi, però... Sfida al drago, aiuto! Ci penso io, merda! Ah! Attacca con X, no, mi attacco. Attaccati. Ah, merda! Vieni qua. Sì, hai voglia. Vabbè, dai, non gli ho tolto nulla. Però ci credo. Ecco qua. No! Ara che si è incazzato. Però magari diventiamo amici adesso. E andiamo in giro a prendere per il culo tutti gli abitanti facendo finta che lo sto uccidendo. E ci facciamo pagare. Kailin, grazie per i 4 mesi. Ah, sì, mi ricordo. Oh, Dragonheart, uno dei miei film preferiti di sempre. Io acquarata mesquerite. Non mi hai capito. Acquarata de fiumi. Non ho capito. Alle stelle Bowen piango.
quanto la che fa, tocca? Ma è veramente Dragon Art? Guaglia! Ma veramente gli... Adesso fa così, mi dà un pezzo di cuore, eh? Guarda, veramente! No, è il contrario, però se l'è preso lui. Mi ha citato De Gregori, non so. Mi è Ma ha incurato il cuore, se lo magna. Ma stronzo. E il dogma? Ma è veramente Dragon Art? No! Ah no, pensavo di essere io bruciato via. Ma no, noi siamo vivi per la magia. La superstarizzazione del drago. Guarda, 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 guarda. Cazzo, fighissimo. Già cicatrizzato, hai visto? Vabbè, magia. Ci sta. Poteva anche essere cicatrizzato meglio. No, la barba compenetrata. Quindi gli Arisen sono quelli col cuore mangiato dal drago, immagino. Ma mi fa scegliere la classe, presumo, adesso, perché c'erano diverse armi. Oh, ma sapete che sono molto intrigato per adesso? Ma ha fatto pure il dogma, hai visto? È arrivato il momento di iniziare la tua avventura come Arisen. Il cammino che hai davanti prima di poter riconquistare il tuo cuore dal drago è molto lungo. Vabbè. Prendi un'arma. Ok. La classe determina i tuoi parametri in base al equipaggiamento e alle abilità. Ma io vado di classico. Sei venuto a farti un caffè? Sono passati 45 minuti da questo avvento, Alessandra. E ho perso 50 spettatori, tra l'altro. Vorrei ricordarla questa cosa qua. Eravamo sopra le 700, però non importa. Classe base. Ah no, classe base, sono tutti base. No, io andrei proprio di guerriero, così vediamo. Guerriero vecchio fa ridere. Ma vabbè, sarei simpatico tu. No, non mi serve provarle. Io sono un esperto di guerra. Sono riuscito a 10 minuti per andare in farmacia. Ah, ecco dove eri. Perché c'era l'iPad che parlava con la mia voce e non capivo. Puoi utilizzare l'arma principale e una secondaria. Ok. Le armi principali, spade e pugnali, sono indispensabili in un combattimento. Quelle secondarie, archi e scudi, sono di supporto. Ok. Quindi, hopla. Afferra. Oh, scusami! Tiè! Riempi d'acqua? Potrai riempire qui la tua fiasca quando ne avrai una vuota. Ah. Pensavo fosse un modo simpatico per dire pisciaci dentro. Ok. Perché a me la vuota. Ah, sbaglio o sono un po' troppo distante adesso? Che palle, perché dipende. You say it's every glowing scar? Yes. The wound has closed. And it seems the worst has passed. Red Panther si rinnova per un lunedì di fuoco. Grazie mille. E buon lavoro, Steplion! Grazie per i 29 mesi! No, mi ha cursato! I must go see to the others, Kina.
Tell me if aught changes here. All right. Allora, sconfiggere i nemici, completare le missioni, guadagnare esperienza. Vabbè, classico. Mm-hmm. Sì. Allora, ho un problema adesso con la con la visuale, perché io la vorrei un po' più vicina, però prima era troppo vicina. Quindi proviamo a far così e vediamo. È che dentro gli edifici va bene, fuori no. Curra, grazie mille per le 5 sub, ringraziate tutti, Curra. Ok, così sembra accettabile. Fiasca d'olio. Rompi quello. Non si rompe quello, aspetta. Ciapa qua. Spaga tutto. Posso parlarci? Ok. Grazie a Ferro per i 41 mesi. Riccardo, dai una cospicua. Aspettate un secondo, che mi è arrivata una proposta in mail. Riccardo, dai una cospicua mancia, signore. Ok, perfetto. Mi hanno dato una chiave di un gioco che riscatto subito prima di dimenticarmene. Perdonatemi, ma poi so al 100% che me le scordo queste cose, quindi... Un gioco, tra l'altro, italiano interessante. Attivo un prodotto su Steam, ma ne riparliamo nei prossimi. Eccolo qua. E... Questo qui, che cos'è? No, direi che... No. Ok, no. Ok, gentilmente rifiuto, aspettate. Ok, e ci sono. Dovresti essere letto, vorrei che non ti sforzassi così tanto. Ma cosa cazzo vuoi, Kina? Ma cosa me ne frega? Cosa me ne frega? Brocca di ceramica, mia! Ma me la sono messa in tasca, scusa. Bacca, mia! Torta della festa, mia! Allora, carne di bestia, però è cruda. Commestibile da una creatura selvatica, avrebbe una piccola quantità di resistenza, ok. La torcia, la lancia al suo nemico per bagnarlo d'olio. Figo, c'è la meccanica del oliare e infuocare, immagino. Cosa mi dai? Ma sono bellissime le noci! Divertiti, sei proprio una gran fica. Non è vero. Non dire le bugie, bugiate, che ti cresce il naso, spacchi tutto lo schermo. Magari, sai che ricco diventerei. Mobba. Vogliamo imburrare? Che fame. Ok. Papiro pulito e pronto per la penna. Bello. Spada. Tutto arrugginito. Cos'è? Camicia de plebea. Stracci da pescatore. Cosa cambia? Ma ce li ho addosso entrambi? Fammi vedere l'equipaggiamento.
Ah, è quella rotta. Ok. Posso andare in giro tutto smandruppato. Ho capito. Mm-hmm. Esattamente, Bromano. Roncalica, vorrei tanto, ma mi dà copyright, mannaggia lui. Ci devo pensare. Scopa, posso? No, perché? Ma adesso che ho la scopa... Ah, li posso vendere. Combina. Come? Come? C'è il peso? Fan cagare ste noci comunque. Poi mi usano di merda. Non ho limite... Ah no, eccolo là. 9. Il peso è su tutto quello che ho in tasca, immagino. Razzacchio, grazie per la sub. Più probabile che muori di tetano con la lama, è probabile. Va bene, abbiamo il peso. Facciamo proprio cagare sto mando, queste noci. Andrew, grazie per i 28 mesi. No, scusami. Ah, non ho l'attacco sopra. Ho capito. Non ho tutte le abilità che aveva quell'altro. Va bene. Vabbè. Ciao, eh. Vado all'avventura. Il problema... La moca ha un problema. C'è una parte senza la voce dei miei compagni. Il podcast sarà perfetto. Alzo un pelino la musica perché l'ho abbassata troppo. Anche molto bella. No, volevo la cosa sotto. Cosa c'è qui? Noci piccole! Prendile. Ok, potrei combinare alcuni oggetti con altri risultati sorprendenti. Tipo... Però non me lo dice. Cioè, mi servono le ricette per farlo. Raffu, grazie per i 36 mesi! Posso entrare qua? Salve, buongiorno. Casa tua? Come? Com'è possibile? Ah, io vivo qui. Ma è bellissimo. Mio. Tavolo buono che conosco. Ma c'è. Entera. Ma un altro secchio. Mi spacco le mie cose. Carote. Mie. Ne prendo due che così una la mangio. Non dirle che entrano in game. Allora, Dragon Dogma 2 non so se sarà collegato a questo, perché appunto non ho giocato questo e il 2 ho visto solo il 3 e mi ha intrigato. Cos'è questo? Non è casa mia, infatti non c'è scritto. Ah, dici Brumano. Locanda di Pablos. Ciao Pablos. Puoi aumentare l'affinità con altri dando loro oggetti e completando missioni che ti propongono. Ho arrivato il pagamento di Twitch. Bene. Poi dopo vedrò di fare un po' di robe.
Vabbè, ma non parlo. Riposo per 50 metri. No, no, no. No, grazie. Ciao. Ok. Sì, però non voglio comprare niente all'inizio. Oh, mamma mia. Ok. Quindi domanda. La barra della vita verde ho visto che scendeva e diventava grigia. Io mi posso curare solo fino alla fine della barra grigia e poi devo riposarmi, oppure c'è un modo anche per recuperare la parte tolta? E se levo pagamento di Twitch? Eh sì, perché ho già firmato 5F24 per le tasse e pagherò le tasse fino a maggio. Quindi, visto che la prima scade domani, mi è venuto un attimino di ansietta. Tutto lì. Come 5? Oh. E sono la metà di quelli che ho pagato fino adesso, eh? Che cattiveria. Beh, ma c'ha pure i tacchetti. Lui è un giocatore di pallone. Sembra un giocatore di pallone anni 70 lui, eh. Lui ha la cicatrice nella mano. Il drago gli ha tolto i tendini? Ok. E lui chi è? He's of the Pawn Legion. Ok. They come from some unknown place. Just appear without a warning. Oh. They're a strange lot. Ma quindi sono fatti di magia i compagni? Not human, quite. They look the part, sure enough, but they lack the will, the spark what drives us. Qui sono proprio dei rincoglioniti. They have no capacity to feel nor act alone, so they live as sellswords. Myrmidons, they're called. Ma quindi non posso fare sesso con una pedina? There's an encampment west of the village where men gather to face the dragon. Ok. I'd wager a fair number of his kind will be there as well. Why don't you take him? Sì, lo prendo, lo prendo. Sarebbe moralmente sbagliato. Un po' sì. Va bene, andiamo Platini. Guarda che cosa devi fare dal menu di pausa. La gente con le icone rosse sulla testa hanno informazioni. Va bene. Ok. 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 Quindi lui devo parlarci ancora. Ma me l'ha già detto. Perché? Ma che ne sa? Perché dice questo? La Madonna. Why not see that? Ah, ok, niente. Vabbè, e che ti dico? Rook, vieni con me? I'm on my way. Ok. Che animali sono questi? Sono dei bufali armadilli? Gli armabufali? Belli. Circonvenzione di incapace. Vabbè, però non si può fare niente qua. Ok. Allora, vorrei la minimappa che si gira. Avevo visto prima l'opzione. Ok. Degli yak. No, cosa succede adesso? Salute, salute. E adesso? E adesso che starnutito? Cosa vuoi? Certo. Dimmi. Dimmi. Aspettate. Cioè, questo qua compare, rompi con gli... Cos'è che vuoi? Dimmi. Ah!
Che vuoi? Io non... Hai finito? Fanny, signora Gattaus, grazie per divertentissimo 2023, 2024 altrettanto ficcante, grazie mille. Io gioco, continuo. Ma perché? Te adesso mi spieghi, perché? Testa di cazzo! Oh, ma sei un rompicoglioni, cos'è che vuoi? Sto giocando! Vuoi giocare tu? No. Cosa c'è? Cosa vuoi? Pulcinella, 22 mesi, grazie mille! Possiamo romperlo questo? Il pozzo è quasi secco, sembra inutilizzato da tempo. No, scusa, chiedevo. Cazzo guardi! Rincoglionito completamente, andato. Via, andiamo! Giovanni, 13 mesi. Quest'anno siamo... Sì, un anno più di 12 ore che diventeranno 24 ore. Me lo auguro, grazie mille. Grazie anche a Carazin, buongiorno. Grazie per i 30 mesi. E grazie per aver fatto partire il treno. Rinnovate tutti per il treno. Ragazzi, siamo vicinissimi al prossimo obiettivo. Cos'è che c'è? Cos'è che c'hai? Va bene, puoi salvare quando vuoi premendo select, perfetto. Coniglio, che lungo! Ah! Noci grandi, pelle di lepre. Sì, però l'avrei uccisa io la lepre. Ecco qua, ok. Le pedine raccolgono oggetti e usano oggetti di loro volontà. Sonneblum, grazie per i 46 mesi. Vuole uscire? Ragazzi, ha rotto i coglioni per entrare. Cioè, ve lo giuro, non lo volevo io. Ha fatto tutto lui. Non lo volevo qua dentro. Ve lo posso garantire. Ti apro, esci? Ma hai voluto tu venire qua? Ciao! So, guardate! È lì, eh? È lì la testa di cazzo! Cos'è che vuoi? Cosa vuoi? Ponzo, panzone! Grazie per i 25 mesi! Cosa vuoi? Un tavolo buono che conosco il proprietario. Non si può vivere in questa maniera qua. Cosa c'è? Cosa vuoi? E che fa pure freddo fuori da sta stanza. Che c'è? Vai giù. Vai. Vai giù. Vai giù. Dai, vai. Sei libero, vai. Dai. Ciao, ciao, vai, vai, cazzo guardi, vai giù, vatti on. Niente. Che fa freddo fuori, io mi sono creato il mio clima qua, Cacchio. Aspetta che lo spengo qua. Grazie. Grazie ragazzi, grazie.
Ok, tornando a noi. Di qua. Ho giocato un cazzo ancora. Che zoom! Dannati mostri! Salva il mercante, Girovago. Sì, ma me l'hai già spiegato. Ma quanti tutorial? Che palle, che vorrei il... cosa per leggere la chat guardandovi in faccia? Però il gatto non me l'ha mandato. Sì, dai. Arrivo! Merde! Madò, quanto niente li tolgo. Cosa fa? Lancia il fuoco quello lì. Yeah! Ah! Sì, va bene. Che figo che mi ha dato il fuoco nella spada. Ah! Serial kill, cazzo, per 24 mesi. Era alto il volume? I nemici sembrano troppo difficili da battere. Cerca di aumentare di livello. Grazie al cazzo. Grazie al cazzo. E parliamo col mercante. Che mi dice? Oh, I'm called Reynard. A traveling salesman, though those damnable, but thanks to you, it was only once I lost. Ok. C'è un sasso qua. Ok. Ok. Volevo vedere il sasso in realtà. Ah, semplicemente si può raccogliere. Portamonete piccolo, dove? Dammi qua i soldi, dammi qua i soldi. Dove mandartelo? Che cosa? Ok, ok. Ah, il coso! Non, ragazzi, io non lo so. Cioè, sono dispiaciuto perché... In teoria sono partner del gatto, però non ricevo roba da il gatto da una vita. El Zanfo, grazie per i 34 mesi. Sì, il mercante mi ha dato un oggetto, dovrei guardare che cos'è. Oh, ecco qua. Sasso che puoi scagliare per fare rumore, massima. Scarta, non lo voglio. Mi ha dato le... no, questa è la lepre, blocco di minerale e la linfa. Ma è sicuro che è ancora partner? Perché a sto punto senza benefit non vedo molto utile la collaborazione. Non lo so, non lo so. Io li contatto, mi dico, sì, sì, mando. E non mi ha mandato un cazzo. Che devo fare? Ragazzi, gli ho scritto, mi hanno detto che non ne avevano. Però è così da una vita. L'ultima roba che ho ricevuto mi pare sia stato il green screen. Basta. Cosa mi devo mandare? Praticamente c'è uno schermetto che mi permette di mettere la chat davanti alla telecamera, quindi vi leggo guardandovi in faccia. Guineskin, quanti secoli fa? 5 anni? Sì, ero in casa vecchia. E non so cosa gli ho fatto. Tipo gobbo, esattamente. Devi star tranquillo però con le cose. Let's have a look, capì? Subito a rubare lui. Freccia del silenzio. Non è che scoppia sta roba, eh? Stai all'occhio. Vabbè, io gliel'ho detto. Missione completata. Vabbè, siamo arrivati fino a qui. Esagerato. Ah, a proposito, scusami, devo salire di livello?
Com'è che funziona? Cioè, semplicemente combattendo ad una certa salgo di livello? O devo potenziarmi qualcosa? Perché mi ha detto, sali di livello se vedi che sei basso. Sì, però non vedo perk o altro. Quindi si arrangia? Combattendo sali di livello. E fin qui c'ero arrivato. Però non devo sbloccare niente. Cioè, una volta che sono salito di livello non devo mettere punti abilità da qualche parte. Sì, ho provato a contattare, ragazzi. Sì, sì. Sì, invece. E da dove allora? Entra in questo campanello e te lo spiega. Ok, perfetto. Cioè, sarebbe stato utile saperlo quando sono salito di livello, ma ok. Marix, buongiorno. Siamo a 2 mesi. Sono pochi, ma buoni. Grazie mille. Ah, sì, mi ricordo. Ok, ok. Eh no, è che sono salito di livello e la prima, il primo pensiero è come salgo? Can you hear our voice? If memory serves. I know the way, master. Follow me. E va. Seguo. Ma è un peperoncino. Ah, e questa è la pietra che evoca le pedine. Per su te, no, non mi serve. Oh, figo, c'è roba più bella qua. Buon pomeriggio, complimenti per il bavero. Cosa c'è scritto qua? Cos'è? Ah, Rook sta raccogliendo roba, ok. Fuoco liquido, bello. Well, Master Risen, la sento. Ma ammazza. Forgive this strange and impersonal greeting. This rift serves as a gate. It connects our kind to your world. Ok, ma sono degli schiavi praticamente questi qua. Il teleprompter costa 2,79€. Me lo comprerò. È che visto che mi serviva anche la webcam per quando viaggio, è che sono tanti soldi. Quindi o prendo la webcam, che comunque la usiamo anche per cazzeggiare con Sif, o il teleprompter. E quindi punterò prima sulla webcam. E che devo fare? If you would claim to be among the arisen, prove the strength of your resolve. Sì. Very well. Then we, if you are an arisen in truth, sì. This humble task will prove no obstacle. The arisen must possess the valor to stand against all threats. 600 euro sono tanti soldi. Ce li ho. Anche perché mi è appena arrivato il bonifico da Twitch oggi, già dovrò pagarmi le robe. Ok. Per giusta la zona. Ok, ma sto bene, cioè non... tutto bene, grazie. Grazie. Perlustriamo, parliamo con lui? Have all you need? Sì, sì. We are an inn first and foremost, but we offer more than simple lodging. Ok. We can safeguard your belongings. Ah, ok, grazie. Have your pick. Minchia, 300, costava 50 riposare al mio villaggio. La madonna, ma che prezzi! Ok. Aspetta, sì, però ho premuto per sbaglio. E dove sono le abilità? Da qua? Mi hai detto, utilizza i punti. E dove sono? Ho skippato per errore. A Riftstone. We can safeguard your belongings. Have your pick. Any you like. Ah, ok, imparo imposta abilità. Taglio ampio o attacco al cielo? Attacco al cielo mi sa che è più utile per adesso. 2,50. Ah, no, ma io ne ho solo 150.
Ok, perfetto, chiaro, chiarissimo. Grazie, arrivederci. Quindi, pensa a dire, cioè, io salgo di livello ammazzando, mi dà dei punti che spendo dai mercanti. Rubo il vigore, rubo la salsa, parlo con lui. Ok, veramente, dove andremo a finire? Dove? Dov'ha? Ok. Capisco, da quando ho fatto il mutuo per la casa costi tassi c'è poco da mettere da parte. No, che in realtà non è tanto il mutuo, è un insieme di cose, il mutuo, le assicurazioni, le tasse, cioè sono le tasse che mi stanno tartassando. Poi mi sono arrivati delle multe perché nel 2017 non ho dichiarato delle donazioni che ho ricevuto. Cioè, ho dovuto pagare veramente una fucilata quest'anno di soldi che non avevo. E quindi ho rateizzato. Infatti le tasse adesso del 2023 le pagherò fino a maggio 2024. E a che serve? Putin non c'è. L'autore parla della decisione di intraprendere un viaggio. Basta. Sembra questa cosa qui. Finirei mai di pagare le tasse? No, quello finché viviamo le paghiamo le tasse, ragazzi. Che fa lui? È open world, sì. Poi non so se sia open world o open map. Per adesso sembra open world. The beast comes. Hurry. Il mostro! No, il mostro birraio si è subato, come? Com'è possibile? Come vado? Just in time. Considera che paghi un sacco di tasse, quindi tutti assieme non puoi permettertene, quindi rateizzi pagando pure gli interessi. Esatto. Un troll! Vabbè, è praticamente morto, eh. Nella tredicesima ho pagato per il doppio stipendio ben 3.6 volte le tasse di un singolo stipendio. E devo pensate, devo ancora pagarla la tredicesima all'ale io. Aiuto! Aia, che male! Gli attacco la faccia! Affettate le zanne, mi ha detto. La prendo. Zanna compatta, mia. Scemo! Ma bellissimo! Aia, che male! Vabbè, è che c'è la porzione di vita che puoi recuperare magicamente. Subendo danni la barra diminuisce. Ok, quello che volevo sapere. Riposo nella locanda per ripristinare completamente la barra della vita. Ok. Ok, perfetto. Ottimo, ottimo. Devo proprio sapere quello. Dammi la magia! Grazie. Bestia, ma l'ho parato però. La peppa! Arrivo! Ragazzi, mi sta piacendo molto. Mellot, grazie per i 19 mesi! Coppalo, coppalo! Dobbiamo beccargli la testa! Dal culo!
Arca vacca! La mia resistenza! È diventato Shadow of the Colossus, veramente! Mi è piaciuto un sacco! Fante, la pubblicità mi ricorda di rinnovare, grazie mille! Che è? Utini! Tutto via questo Java. Sì. I'll heal your wounds. Boom. La meccanica che dite che è una rottura di cazzo, non l'ho ancora incontrata, immagino. Cioè, a me adesso sta piacendo tantissimo. I'll take that. DLC è meglio del gioco base, addirittura. E io non so come si integra il DLC, perché ce l'ho. We've done as asked. Let us go and give word of it. Set out from here and we'll be on the path to Grand Soren. E i due dicono che sia identico all'uno, solo migliorato in tutto. Che va bene. Ok, me l'ha già detto. Sì, vabbè. Però io non ho sbloccato delle armi meglio. Un mantello, me lo metto. Mi dà? Ah, ok, mi aumenta la difesa e difesa magica. Di se uno specchio di difficoltà non è differente, vabbè, non dobbiamo mica giocarlo adesso. Ma quindi era una prova il mostro? Ah, voglio una lasagna. Ok. Lady lasagna. È molto bella. Anche lei è molto bella. Perché tanto poi dopo le modifichiamo, quindi. Mi sta piacendo Regolino. Mi sta piacendo molto. Dai, andiamo di lei. Penultima sembra quello scuro, è vero. Però non so, c'è un key che non mi attizza. Te da wife. Ok. Visi predefiniti. Allora, diamo un'occhiata. Mazza. Tutti bruttissimi, perfetto. Che Elden! Che belli questi capelli qui. Oh, che belle. Le treccine mi piacciono un sacco.
però le vorrei biondi. Posso? Come la Ale. Molto bella la Ale. C'è un giallo un po' meno da merda? La risposta credo sia no. Le lentiggini invece non... Adesso ragazzi, ce la dobbiamo fare proprio super sexy. Questa qui. Peccato che non abbia la coda. Azz. Eccola qua. Perfetta. La 26. Anche se anche la 29... Se ci fosse la 29 con le codine più lunghe sarebbe presa. Invece che cerchi di fare il personaggio più bello possibile, io provo a fare lo sgolpio più totale, vabbè. Ti posso richiedere di cambiare il nome? Perché non è bello. Non è bello per niente, non mi piace leggerlo in chat. Ok, sono indeciso. 29 o 26? Eh. 50, peccato che ce l'abbia in avanti. Beh, vi vedo tutti sul 26. Allora andiamo di 26. Mamma mia. Ma è diventata Esprit. In realtà allineamento 1 forse era il più bello. Molto bene, Cold. Bella un po' asiatica. Bello anche con questo. No, no, no. Allora, vediamo un po'. Questo è un alieno. Asiatica o suspicious? Mi piace suspicious. Ecco qua. Sopracciglia. Ah, bellissimo The Rock. Naso, ma in realtà non mi dispiace il naso che c'ha. Ti è un po' più piccolino? Questo. Non volevo neanche perderci tutte ste ore, in realtà. Sto perdendo più tempo a fare lei che a fare me stesso. Ma che cazzo? Ma come può essere? Ma scusami! Adesso io voglio sapere perché c'è questa bocca di base. Me lo dovete dire? Perché? Ma cosa sono ste bocche?
la Versace. Sono tutte brutte comunque. Qual è che ha lei su? La 20. Forse la 14 è decente. Bella il fiamo, dai. Cos'è questo orecchio lungo? Ok. Facciamola più alta di noi. Anche lei sul bianchetto. Ecco qua. Esile muscoloso. Ostia. Esile. Dimensione del seno. Dai, va bene. Grande. Cosa cambia? Cambia a livello di gameplay. In realtà grande non mi piace granché. Va bene così. Secondo me va bene qui. Tronco. Non mi piace in generale, sono nel game. Ma i seni troppo grandi li trovo non proprio di mio interesse. Mi piace. Lei la facciamo decisa invece. Vai. Anche lei è tutta spaccata. Lei voglio tutta cicatrizzata, ma a differenza del taglio che abbiamo noi, le mettiamo queste. Anche lei deve essere una tosta. Rughe? No. Trucco? Ma sai che ti direi anche niente? Oddio, senza trucco non è che stia proprio benissimo, devo essere sincero. Sembra molto malata, purtroppo. Che trucco ha questo? Troppo dark. Cioè, vedi mezzo? La 5 non mi dispiace. Colori dei capelli, già fatto, pelle fatto, colore degli occhi a posto. Boom, ci siamo! Siamo soddisfatti? Sono blind, sì. Per gli uomini non hanno bisogno di seni grandi per rassicurare la loro mascolinità fragile. Cosa c'entra? Che c'entra? I seni grandi sono la base di ogni relazione stabile. Ma ti devo dire, non... No. I seni vanno bene sempre, l'importante è che ci siano. No, no, va bene. Ah, ok. Devo fare la pipì. Lazy Sense, grazie per i 42 mesi!
Eccomi qua. Eccomi qua. E la mia risposta ci dice che Palladio ha le tette grandi. Ah, ok, no, vabbè. Non lo so, non lo so. In realtà, non devo dirlo, la prima cosa che guardo in una donna, in una ragazza, è il viso. Il viso per me è la cosa assolutamente più importante. Viso, sorriso, occhi. Poi mi piacciono molto le mani, non so perché. Mi piacciono le mani affusolate. Tony, siamo uncidi, grazie mille. Dai gatto non dire bugie, non ne dico. Cioè, se per voi sto mentendo, avete un grave problema. Non vedo perché avrei motivi di mentire. Ma non è vero, Cold. Poi se c'è un buon seno sono contento. Dipende da quanto è grande, perché poi dopo il seno grande non so, non mi fa proprio impazzire in generale, però non mi baso su quello. E poi per il resto sì, anche la statura, ma in realtà anche sulla statura non sono troppo non mi viene da dire, non so cosa dire. Ci stiamo avventurando in un argomento pericoloso. Perché? Seno o lato B? Io dico sempre il seno, perché poi il lato B si può sempre definire in mille modi. Cioè, ti puoi allenare. Di fronte al pericolo, cosa consideri più prezioso in un servitore? Una preparazione accurata. Non vuol dire niente. Ma una preparazione accurata. In battaglia, che strategia vorresti che utilizzasse? Soccorrere i compagni in pericolo. Il tuo servitore soccorre la squadra e capovolge le sorti della battaglia. Cosa vorresti che dicesse? Ora, sferrate il corpo. Presto addosso! Flex, grazie per gli 81 mesi! Se fossi un re, quale donna preferiresti? Eterna giovinezza, un eroe giusto e coraggioso come successore, una persona perfetta da sposare, il maestoso destriero bianco, Elisir di eterna giovinezza. Guerriera, arciere o mago? Allora, guerriero, no. Arciere o mago? Forse mi è più utile il mago. Penzotto, grazie per i 66 mesi. Tempo fa avevo una ex che aveva un seno veramente eccessivo, molto grande. Ero spesso più imbarazzato io per lei quando uscivamo. Non ero geloso, ma più imbarazzato perché era veramente grande e la guardavano tutti. Ma no, vabbè, ma questo qui però è un problema delle altre persone, eh. E il mago cura? Ok. Mago cura e baffa, le armi funzionano bene all'inizio del gioco o se è una classe mia? Perfetto, e allora dai. Peccato che la copriamo. Poi purtroppo c'è un grave problema nella società e le donne vengono viste e guardate proprio come dei meri oggetti anche per strada, ed è terribile quella cosa lì. Ciao. Our fealty is sworn to you, Arisen. From this day, il classico porno divo. Pawns live and die by your command. Ma quindi che è utilissimo? Va benissimo. In lui e in lei l'importante per me è l'armonia della figura. Sì, assolutamente, ma sono d'accordo, Ma io infatti ripeto, la prima cosa che guardo è proprio il viso. Per me è importantissimo. Va bene.
Ok. Però mi devo tenere il pierino lì coi ricci. Ok. Ok. Sì, Rook me lo son tenuto, ok. Lasagna ha raggiunto livello 2. Forse è un po' troppo giovane la voce, però vabbè, ormai. Ah, a master in his pawn, is it? You'll be quite a force. Come the day you learn to fight. Va bene, grazie. Mind you, that is a skill better honed in. I can help in that regard. Should... Non te l'ho chiesto, ma ok, sì. Come uno si veste per valorizzarsi, anche una figura è bella se vestita e gestita nel modo più carente adesso. Devo essere sincero, io sono un fan del pigiama. Cioè, non me ne frega un cazzo di vedere la donna vestita col tacco, il vestito provocante, cioè, pigiama. Per sempre. Dai, addestriamoci. Va bene. Sì. Dai, va bene. Va bene. No, ma vestiti semplici anche. Anche il mega felpone grande. Non... Dobbiamo prendere quello e anche quello e metterli e dobbiamo prendere anche questo, sì, e anche, sì, ok, sono quattro. E metterli lì, perfetto. Ma mi sembra abbastanza semplice. Ho capito, Rook, ma non mi devi accompagnare te, scusami. Ups. E come faccio? Si rompe? Ok. Vabbè, abbiamo fatto, eh? Ecco qua. Dai, lasagna! Pigiama o latex rosso fuoco? Enough! Well done. Meet each challenge with that vigor and you'll make for. Next is combat training. You'll face my scale. Va bene. A large group will be a company all good. We'll begin. You'll set about destroying scarecrows this time. Get them all. I felponi sono la cosa più bella che l'umanità possa inventare. No, ma infatti non... Ma anche lui è range? Ma è mago pure lui? Rook è mago? Ah! Oh. Non lo sapevo. Vabbè. E allora? Va bene. Destroying more scarecrow. There are two sorts of scarecrow. One falls only to steal and brute force. If you're not mindful of how you attack, va bene. The party will begin. Well. Ah no, ok, quelli blu sono da magia, questi da botte, ok, perfetto. I nuovi dei sub in pentola, sì. Slay them all. This odd thing. We have triumphed. Posto. Abbiamo finito l'addestramento. That's the fastest I've ever seen it done. And on a task. Well done. See now the difference. Well selected. You'll learn the rest. No, in realtà sta andando bene. Provo a ricambiare sì una pedina. Magari do via Rook.
e mi prendo un range. Se trovo dove andare, qua. Vediamo. Ah, lui è Rook. Però, scusami, ma quelli di livello alto invece... Scimmia. Scarlet. Io vorrei Alexia. Yes, Arisen. Recluta. I am honored to travel with you. Ok. Martina, un piacere. Due pedine alla volta nella tua squadra. Se desideri congelarle, parla nuovamente con loro. È patrolla, ma come livello 140, fortissima. Ma non mi rompe tutto il gioco, poi? Ciao, Lino! È molto bello. Pedine create da amici di Steam. Quindi Alexia è di un amico di Steam. Ma se io voglio mandare via Rook, le live dell'Ale non si possono recuperare. Forse perché non ha ancora l'affiliato. Non ne ho idea, sai? Non ci abbiamo guardato granché, anche perché non abbiamo pensato che il suo diventasse un canale usatissimo. L'abbiamo creato e basta, giusto per far qualcosina, ma non era pensato per fare chissà che cosa. Che in realtà le manca una live e diventa affiliata, quindi... Ah, devi attivarlo tu le impostazioni. Ok, grazie Nino. Parli con Rook mentre sei dentro, ok. Però lasagna non la posso lasciare. Scimmia era tuo? Ah, vedi, sì, arriva Alexia e Rook. E io vorrei Patrolla, ma non è troppo OP poi Patrolla? Ok, lasagna è perma. Ne sono felice di questa cosa qua. Perché io vorrei sostituire un mago con lei, che però lei è barbara. Ma non diventa troppo forte poi? Allora, Rook lo mando via. May our paths cross again. Se ne va via proprio così. Mi metteva ansia a lasciarle visibili, al momento le ho nascoste io. Ah, ok, hai fatto tu. Perfetto, va bene. Prendiamo Patrolla. Spero che non mi rompano il gioco, se no cambio tutto. Non puoi permettertela. Costava zero. Vediamo. A Riftstone. A strange power emanates. I am Mercedes. I lead the men of the enlistment corps. I've heard talk of the Orison.
They say you hold dominion over the pawns. I've ordered pawns to take up swords and fight myself. But they are a clumsy lot. I cannot call them into this world as you do, though, nor make traveling companions of them. Va bene. What manner of magic lets you command them? Fatti i cazzi tuoi, Mercedes. The dragon is come. Okay. I welcome any help. Mi ha rubato il cuore. Sono innamorato. Mi riposo, mi riposo. As you will. Repose is the better part of ready. Madonna, che incubi. Ecco qua. Te lo rompono, sono troppo alti di livello. E che cazzo. Una chimera! Poi un serpente. No, è un serpente gigante, ok. Pensavo che si mettesse il mantellino, sarebbe stato più bello. Ah no, è un'idra! Attacco il culo! Aia, non gli faccio niente. Oh. Ma la testa non gli ricresce poi? Ah, che peccato. Ok, niente. Attenzione, attenzione. Non gli faccio nulla, aiuto! Dall'alto, dall'alto. No, ho spaccato tutto. Bellissimo. Ma che figata, ragazzi. Non gli faccio un cazzo io. Lasagna, spaccala. Aio. Vado avanti, gli faccio danno? Sì, ok, perfetto. Aiuto, m'ha magnato! E via una testa. Tutto bene, Gabriel, tu? Ah, una testa... No! Ma, beh... Che schifo. Oh. È farmacista. I'm impressed. Bene. Oh, be damned! This your handiwork? For truth? Oh, what did the lack of an idol doing here anyway? Ancient tales of the Arisen are well and good, friend. But make a gift of this hay. E dove me la metto, scusa? And you might earn yourself a real title. Capito? Me la infilo nel culo, però. Arisen. I see better now from whence the legends arose. Ma quale leggenda? Che siamo appena arrivati. Good judgment, swift footwork. Impressive, truly. In any case, the Duke will want to know of this attack. I'd hoped to gather a larger force before leaving for the capital. But a Hydra's head and the Arisen who claimed it make up the difference amply. I cannot say what the past may hold. You'll need your strength. Il prossimo video dei sub, secondo me, ve lo faccio... Cioè, secondo me, pensavo di farvelo in VR. It'll be slow going with the cart. I dare say you'll have no trouble catching up. Sì, sì, vabbè. We'll meet at the way castle. Till then, I'll be... Ma, Lucas, io sono molto più indietro. Cioè, l'ho iniziato oggi. Anche Lasagna ha fatto il 6. Patrolla, che vuole dirmi? Nine monsters plague the path to Grand Sauron. Boh. We must protect the orcs at all costs. Che palle, che lei è tutta picciata. Mi posso dare il potere di tagliare in alto? We are a vagabond, born in a drifting world. We can safeguard your belongings. Have your pick, any you like. What will it be today? Ok. Sbalzo del cinghiale. Puoi tracciare un arco verso l'alto con la spada e scaldare i nemici più leggeri. Figo questo. Però preferisco fare l'attacco al cielo se mi arrivano nemici. Però.
No, mi piace di più questo. Boom. E come me lo metto? Ah, cazzo, ok. Ok, quindi ci sono proprio delle... sì. Perfetto. E me lo metto qua. Lo sbalzo del cinghiale. Perfetto. Ok. Mica roba scomoda. Sì. Oh, fighissimo! Però... Ok, aspetta, anche lasagna dovrebbe imparare qualcosa. Dono del fuoco. Ok. Perfetto. What will it be today? Have your pick, any you like. Grazie in Sanmor per i 77 mesi e a Enrico per i 7. No, sono io che sono basso. Io sono molto basso. Within this tent sits a rift stone. E io spero, Cold, invece, che mi diano la possibilità di farvi vedere le live ancora meglio con la beta di Hobbs. Così non devi mettere gli occhiali. A terrible creature. I saw it from my spot at the post. Era un'idra. In realtà ti ha dato una testa, mi sembra strano. Comunque c'è quel Java che va in giro a spawnare roba, secondo me. The chief worries after Kina as well. I pray she wouldn't attempt the forest alone. La croce blu della missione. No, però, scusami. Ok. Certo. Allora, qui la blu è la missione secondaria, la rossa è la principale. Spero di aver capito. Consegna la testa. No. E dov'è la missione blu? Cioè, la blu non è segnata? Cioè, cos'è la X blu? Non è trovare la ragazza nella foresta? Cosa fa? Danni. Al blu il DLC? Ah, ok, allora non vado. Grazie per avermelo detto. Ho capito, ma perché non me lo dice? Cioè, importante come cosa. Ah, perché è proprio la nuova mappa. Ok, ok. Pensavo che fosse quella roba che mi diceva lui. Net goblins on fire. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo. Li abbiamo sfondati, però anch'io li ho sfondati, quindi non è detto che siano le pedine OP. No, no, avrei solo voluto sapere che la X blu era il DLC, tutto là. Mi sta piacendo tantissimo. Doppia trice patrolla, doppia trice cuore scuro? Oddio. Seems this place is home to goblins. Un po' generico, potrebbe.
Cioè, per adesso a me sta piacendo molto, Gabriel. Poi vediamo. Tu l'hai mollato più avanti, presumo. Cioè, per adesso non ci sto vedendo dei grandi effetti, devo essere sincero. I briganti! Porca troia! Sto fortissimo. Ok. Arca miseria, che tegola! L'epoca del problema non mi pese per nulla. Ti devo dire, a me sta piacendo tanto. Forse perché sto andando in giro con dei con degli amici un po' OP. Grazie, lasagna. Però boh, per adesso non so. Dai. Grazie, lasagna. L'ho mollato prima. Sono stato ore a tentare di fare quella missione che ti dicevo, per cui andrò delevellato. Ma io non ho neanche ancora fatto una missione. Com'è possibile? Non mi hanno dato altre missioni? Come hai fatto a mollarlo prima? Sono ancora nel tutorial. Era esclusiva ai tempi? Non mi pare. Riempi l'olio, non ce l'ho. Cioè, per adesso non mi sembra di vederle troppo OP. Cioè, danno delle belle mazzate, ma anche io. Però shottano loro, effettivamente. Sarebbe da cambiarle. Sono un po' OP. Sì, adesso che vedo. Diciamo che io con l'attacco speciale gli faccio male. Loro però strappano via tutto. Vediamo quanto manca all'arrivo. Consegniamo e poi vediamo, dai. L'idra non l'hai vista? Ma io non ho fatto quest. Cioè, nessuno mi ha dato delle altre quest prima dell'idra. Una mela. Se colpisco l'albero? No, come no? Forse così? Però la vedo lì, la mela che c'era. No. Devo maturare. Ok. Hello. Yes, Arisen. Ah, una pedina lei. Yennefer ed è maga. Giustamente. Cazzo, proprio l'unica che non mi serve. No, ma infatti adesso la cambio. Eccoci qua. Ecco qua. Posso salvarmele e tenermele per dopo? Cioè, se io adesso gli dico... magari aggiunge i preferiti, devo fare... Is everything in order, master? Aggiungi i preferiti. Ok. Is everything in order, e adesso la congedo.
Perché devo donare qualcosa? Te do questo che ne ho 9. Battaglia 5. È troppo. No, adesso andiamo avanti, per favore, non mi interessa. Devo per forza? Sì. Tutore di cazzo. Ok. Ok, parla. Aggiungi i preferiti. Congeda. Sì. Cazzo, prendo della carne. Lo so, Shimo, nel podcast sarà tutto ok. Claude, che cos'è? Un arciere? Perché ha un simbolo diverso, però ha anche l'arco, quindi potrebbe essere utile? Non riesco a capire che cos'è. Ah, lui ha la doppia spada ma anche l'arco. Grazie a Kato per il raid. Yes, Arisen. Ma prendiamolo, dai. I am honored to travel with you. Arlene. Mi servirebbe. Cerca. Ah. Livello. Ah. No, va bene, livello 7. No, volevo. Arciere, mago, guerriero. Toh. Sapete che non ho capito una madonna. Vabbè, prendo Arlene. Ah no, è arrivato Yogoth. Però Arlene è al 15, dite che è un po' meglio, però mi disfonda. No, prendiamo Yogoth. Yes, Arisen. I am honored to travel. Ok. Ma che belle emote, Kato, bellissime. Ok. Perfetto. You made it. Good. We're good. For the capital, men. For the capital. The cart will draw beasts along the way, but fear not. We walk with the Arisen. Mi sta piacendo per adesso. Quelli al 67 perché erano quelli degli amici, credo. Perché ti dà quelli dei tuoi amici di Steam e quindi... Ma scusami un attimo, io non ho magari equipaggiamento meglio per ora. Ok, giusto per sicurezza. 4 euro, sì, prendetelo. E già che ci siete... Dal mio link potete anche prenotare il 2 se volete, sempre a prezzo scontato. Una palla sta missione, belle, tutte le missioni di scorta lo sono. Orca troia che tegola.
Sì, adesso direi che è più bilanciata la situazione. This pass is a nest for every manner of foul beasts. Stay at the cart's side. No man can see from where they will strike. Pray, we have triumphed. They come from above. Ready yourselves. I shall restore your health. Hold on. Vai, vai. Watch both ground and sky for threats. There, master. Harpies. A me purtroppo non è piaciuto. Non è per me, però ammetto che è un bel gioco. Augusto. Che succede? Aiuto! Anche lì, è a gusto. A me sta piacendo molto, però minchia, me l'avevano... Cioè, per adesso forse non ho ancora trovato quelle meccaniche che hanno fatto cagare a tutti. Perché in diversi mi hanno detto che ha dei problemi, delle cose... Però per ora... Tiè. Cioè, cos'è che non vi è piaciuto? Per curiosità, non voglio giudicare i vostri gusti, anzi ci mancherebbe. È che sono proprio curioso di capire. Quel gioco non ha problemi. No, beh, certo. Il valico della luna. Ma sono inizio lento. Ma non mi è sembrato neanche così lento. A parte, vabbè, la classica missione di scorta che è un autore di cazzo. Però. Boh. Cioè, è un peccato che non si possa targettare il nemico e rollare. Cioè, in pratica è un peccato che non sia un Souls. Ah! Vieni qua, merdona! Hopla! Non ci ho preso, che figura di merda. Fai tu lasagna, dai. Mi sembri un'esperta di lancio. Bravissima! Ma guarda che doppia! No! Mr. Master, grazie per i 3 mesi. Sì, adesso comunque che è più bilanciato è anche più bello. Prima minchia me li sfondavano. Maledetti lupi che vogliono mangiarsi il serpente. Ma no, ha sbagliato, ha colpito il bufalo. Rango aumentato. Ecco, questo è un po' confusionario. Questa è una roba che proprio non riesco a capire che cazzo sta succedendo. Perché io sto salendo di livello, salendo di rango, non sto capendo una madonna. I menu sono un mistero per quanto mi riguarda. Anche se li ho aperti e guardati, non sto capendo un cazzo. Cioè, che è il rango? Cosa vuol dire? Never forget. Constant vigilance. Si spiega molto quando si arriva in città. Vabbè. Però vedi, ma queste cose dà fastidio che non me le stai spiegando subito. Sempre lo stesso discorso di Attack on Titan, no? Che dicevo l'altro giorno. Ah, scusami, lasagna! Keep watch for falling rocks on the path ahead, Captain. Che in realtà la roba di Attack on Titan, vi confermo che viene spiegata negli intermezzi. Solo che Prime non ha previsto questa cosa e io non ho potuto leggere gli intermezzi. C'erano degli intermezzi lunghissimi. Prime ha messo il sottotitolo per le prime 2 righe. E quindi niente, mi inculo. Però tutte le robe che volevo sapere vi confermo che erano scritte negli intermezzi. Che rimane per me una stronzata. Io le avrei fatte spiegare e basta.
fallen rock bars the path. C'è 2000 testi per cose dette e ridette e una finestrella per rispiegarti il rango ci stava anche secondo me. Sì, se metti in pausa per leggerla, Caudì ti copre tutto. Bello. A woman? Oh. Salve. I have it. Cloud of unease hangs over the land these days. Ti rubo. No! My fire is yours! We have triumphed. Behind us! Stand clear! Do not get trapped! Li stanno menando! Il sasso! Il sasso! Don't attenti! Cosa faccio? Aia! Li ho protetti col mio corpo! Grazie, lasagna! Ehi, sassi, state attenti! Basta fare un episodio filler che chi non vuole lo skippa. Ma infatti, bastava veramente poco per dare le spiegazioni che volevo io ieri. Ma veramente pochissimo bastava. Poi, oh minchia, appena ho criticato mezza roba dell'attacco dei giganti, la gente è impazzita ieri, porca troia. Manco gli avessi insultato tutti i parenti più stretti che avessero. E guarda un po', avevo ragione io, perché le spiegazioni c'erano, ma non erano leggibili. Quindi il cazzo, tutti quelli che dicevano, ma lo spiego più... Non è vero, non è vero. World building va fatto subito. E infatti veniva fatto. Non bene, purtroppo, perché, ripeto, se è un anime, a differenza del manga, non mi puoi mettere la pagina di intermezzo per le spieghe. Me la fai a voce, scrivi due dialoghi in più. E arrivederci. Arca troia! Buon vecchio narratore. Ma no, ma mi bastava poco. Mi bastava sapere come funzionavano gli arnesi che usano per combattere. Il nome delle mura, perché sono così. Che adesso l'ho capito dal contesto. Però world building è fatto male. Ops. Questo teschio qua. Bellissimo. Nell'anime. Che in realtà ci sono le spiegazioni, sono degli intermezzi. Però gli intermezzi purtroppo non sono stati tradotti. Che devo fare? Essendo un anime, anche l'intermezzo potevano metterlo durante l'addestramento. Dire perché tagliano quella parte del collo dei giganti, che hanno la pelle più dura. Qualche cagata, bastava, si poteva fare. Da quello che so, gli intermezzi viene spiegato in dettaglio, ma durante l'episodio c'è tutto quello che devi sapere. Non è così, Ciccio. La storia la capisci, perché la storia viene detta, però il world building, ovvero per come funziona un determinato oggetto, perché fanno quello. Ad esempio, c'era una descrizione nell'intermezzo dove sono arrivato io che parlava delle loro razioni militari, che magari me ne frega poco di quello, ed è una roba a parte. Però sapere come funzionano invece i loro arnesi da... Oh, che miseria. I loro arnesi che sparano le robe... No, non viene spiegato, ragazzi. Non mi sarei lamentato. Giampiero, grazie per i 17 mesi. Per noi non è obbligatorio che alcuni prodotti debbano piacere a tutti. Ma io mica ho detto che mi deve piacere, io ho definito dei difetti. Cioè, come funziona tutto il movimento tridimensionale? Non... Era scritto, lo spiegavano, ma era in giapponese e io non lo potevo leggere. Boom! Non ci ho preso, che figura di merda. Brava, mi piace un sacco che le pedine le tengono fermi. E
tutto molto dinamico, mi sta piacendo un sacco. Colpa sua che non sa giapponese, lo so, mi rendo conto. Venite in Giappone con me, punto esclamativo Giappone. Trovo fortemente realistico che non si trovano soluzioni diplomatiche ai problemi del pianeta di Attack on Titan. Beh, minchia, sono giganti che mangiano le persone. È difficile parlarci. Ecco, quindi. Poi dopo, più avanti, diventa altro da quanto ho capito, però non fate spoiler, non so niente io. Nei siti di streaming sono tradotti gli intermezzi. Strano che su Amazon non lo siano. Lo sono? Nel senso che se tu attivi i sottotitoli lo sono. Però se tu metti in pausa l'HUD te lo copre e ti traduce due righe, non l'intero, non tutto. È stupidissima come cosa. C'è per PC Dragon's Dogma? Certo, vuol farmi. Basta cliccare sul link pinnato, lo compri a 4 euro. È lunghetta effettivamente sta missione, inutilmente lunga, ma vabbè. Proprio non serviva così lunga sta roba. Liscio. Aia, oh. 4 euro e 2 centesimi per essere precisi. Grazie Gabriel. La precisione è il nostro marchio di fabbrica. Ho colpito il bufalo che sta quasi per morirci. Dai lasagna, curami. Giocabile con mouse e tastiera? Non lo so. Puoi farlo, ma da lì a dire che è bello o non bello, non lo so. Non possono curare il bufalo? Non ne ho idea. Ah, ne ha preso uno! Ha! Vai, Yogurt! No, Joy Live, come sta? Ho visto poco fa il video di Natale, è stato meraviglioso, grazie mille. Tutto bene, grazie. Giocato Monster Hunter World con mouse e tastiera. Vale? Allora... è che questo non lo so, non l'ho provato. Volevo prendere, ma quei 2 centesimi mi pesano. Ti capisco bene. Ti capisco bene. No, mi sta piacendo molto comunque, eh? Sono proprio felice. Io non l'ho comprato a 4 euro, per dire. L'ho comprato mesi fa. Vediamo quanti ne hanno preso. Me lo dice Instant Gaming? Ups, ho sbagliato tasto. Minchia! Ne hanno preso un po'. Ah, qualcuno l'ha preso anche in. In franchi, vedo. Mazza! 12, mi siete valsi 12 centesimi ognuno, per carità. Però mi fa molto piacere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravi! Mi fa molto piacere, ragazzi, che l'abbiate preso.
E se volete sempre supportare il canale o altro e volete comprare il 2, potete prenotare anche quello. Certo che c'è link per da 4 euro, è pinnato in chat. Quasi un caffè offerto, eh. Ci devo pagare anche le tasse, ricordatevi. No, non mi interessa. Mi interessa che Instant Gaming sia contenta, che il link viene utilizzato, che voi prendiate. Poi se vi piace potete prendere il 2, anche quello bello scontato. We share these roads with traveling peddlers, guardsmen and other folk. Ransoran, capital of Grancis. Shall we enter? Ma il 3 doveva uscire, no? Deve uscire il 2. Sì, comunque è veramente una missione della minchia questa. Finita questa chiudo, che devo tornare a fare la pipì. Perdonate per tutte queste pipì, ma quando mi sveglio la mattina per andare in palestra, poi dopo devo, cioè bevo in palestra e non so perché mi stimola di più la diuresi. Good. Uff. I'll make for the castle directly to offer my report to his grace. I'll have word sent for you, friend. Pray, sojourn in the capital a while. Sojourn, si dice? To the castle main! Step lively! Il preordine, se non sbaglio, i soldi te li prende quando è in dirittura. Non vorrei dirvi una cazzata, però. Ah, fortune smiles upon me. I am called Mason. If it please you, now you're come to the capital a conquering hero, you'll be needing aught to do, eh? My word to you, begin with the pawns. Mi fa strano sentirli che si chiamano pedine. Cioè, mi su... proprio brutto. Ah, ok. Ho il peso medio però adesso, mi devo svuotare. A cloud of unease. Ma non posso vendere della roba che ho in tasca che non mi serve. Ah, Seyfri. Have you checked? They call him. Well, keep the man. Credo che paghi subito e ti dà la differenza di prezzo se scende all'uscita. Ok. The dragon. The dragon's coming. No, volevo parlare con yogurt. There's a woman called Sarah who may know something. Ok. Ma coi mercanti non posso commerciare? Full of old ruins. Va bene. Ok. Cioè, come faccio a vendere la roba che ho in tasca? Bottega. Ok, perfetto, trovato. Bisogna trovare il posto giusto. Ti vendo la brocca di ceramica. Non lo so, le frecce, ti do le frecce. Che non le uso. Poi... pelle di lepre. È che non so cosa mi è utile, no, quindi io vendo. Tanto sono robe che posso rifarmi. Ascolta un po', dov'è la scopa e rimedi? Castoro, grazie per i 18 mesi. Ok. Take all the time you like. Do come again. Ok. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. E adesso mi aveva detto che potevo salvare, ecco qua. Bello, bello, sono... mi è piaciuto molto.
Mi è piaciuto molto. Più avanti diventa più ostico, quindi non ho capito. Perché mi sono distratto quando l'ho chiesto. Oppure ho superato la parte ostica, perché a me è piaciuto un botto. Ah. Diventa impegnativo da ora in poi. Ma impegnativo è un conto, fastidioso è un altro. Che ti dico, impegnativo, vabbè. Cioè, alla peggio mi riprendo le pedine di prima se voglio andare via come un tritasassi. No, per fastidioso io intendo proprio come meccaniche, come gestione. Diventa impegnativo fino a metà, poi diventa difficile. No, vabbè, ma non è la difficoltà il problema. Che si può sempre mettere a facile, ripeto, o usare le pedine OP di prima. Non è quello. Un po' confusionario, non sempre... Tanta roba da fare, non sempre esplicata bene. Ok. Ok. Ricordo abbastanza liscio tranne il DLC. Va bene. Ragazzi, vi mando dai termosifoni. Io vado a fare anche la cacca. E diciamo, Dragon's Dogma è piaciuto a gatto. Così. Noi ci vediamo stasera con... Ma ve lo dico dopo.